Qui servirebbe, ma qui finisce che facciamo come i comunisti romani quando immediatamente dopo l'attentato a Togliatti, che andarono da Paglietta e gli dissero: "Oh, Paglietta, dacci il via, ecco qualcuno che ci dia il via." E cominciamo. E niente, grazie per essere intervenuti. Oggi facciamo una chiacchierata con Daniele Zinni su meme e politica. Io sono Francesco Berni, lui Daniele Zinni già l'ho introdotto e ci sta, diciamo, all'interno di questa cornice della scuola di formazione di idee sottosopra. Chi è Daniele? Ti introduco io, poi magari dici due parole. Lui è Inchiestagram su Instagram, è uno studioso di meme, è un produttore di meme, è famosa anche la sua collaborazione fino al 2022 con la Treccani, e chi segue il mondo della memetica sa bene come la Treccani ha utilizzato in maniera non convenzionale questo canale per aumentare appunto la portata, la copertura e diciamo il riposizionamento all'interno del mondo culturale italiano, soprattutto attraverso i social. E quindi oggi insomma facciamo un discorso su cosa sono i meme, che va come giustamente lui, insomma quando ci siamo interfacciati, come giustamente Daniele ha detto, bisogna prima chiarire che cos'è un meme e poi andiamo sulle questioni di meme, egemonia culturale, comunicazione politica, come vengono utilizzati, eccetera, eccetera, come servono al remix, a riannodare i discorsi e tutto quello che insomma che verrà fuori. Prego, Daniele. Grazie Francesco. Intanto, sì, magari visto che comunque siamo anche un numero contabile, cioè sapere a tutti è chiaro cos'è un meme, come funzionano i meme, ecco, sta arrivando qualcun altro, è effettivamente utile che facciamo un minimo di excursus su come Sì, funziona. Paolo. Andiamo. Allora, puoi andare. L'esempio di riferimento è vecchiotto, ma ci aiuta il fatto che sia stato stranoto in tutto il mondo. Questo è Bernie Sanders, l'occasione, o meglio, quello è Bernie Sanders, Questo è Bernie l'occasione, Francesco invece, questo è Bernie Francesco, scusate. l'occasione era l'insediamento dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti. Bernie Sanders, fotografato in quella posa lì, appunto, tempi di Covid, quindi mascherine, intanto era pieno inverno, era tipo il 20 gennaio 2021, mascherina, giaccone, manopole, sedie distanziate, quindi lui da solo in mezzo sugli spalti, e con quella foto lì in sostanza ha rubato la scena a tutta la costruzione, diciamo, cerimoniale della cosa, e questa immagine qui isolata è diventata un meme, se puoi proseguire. Eccolo Qui qualche esempio della cosa, cioè dai tweet che riprendevano la foto e la interpretavano come la scocciatura di Sanders durante questa cosa che non lo riguarda in nessun modo, appunto un incontro che avrebbe potuto essere un'email, fino a portarlo in una situazione come la performance di Marina Abramovic per The Artist is Present, il video di Gangnam Style, perché di nuovo se isoli solo la parte superiore del corpo di Sanders Perfetto. riottieni la stessa cosa, fino a oddio, com'è che si chiama? Basic Sharon Instinct, Stone in Basic Basic Instinct. Instinct, che appunto aveva le gambe accavallate in modo simile ma diverso. E una cosa rilevante è anche che i meme in quell'occasione si è visto particolarmente bene, perché si è trattato di un meme appunto a diffusione globale. I meme hanno ormai un riflesso sulla realtà.
la signora che aveva fatto le manopole che aveva regalato a Sanders perché era una sua supporter, è stata inondata di richieste, per vendere queste manopole che lei fa a mano e che ovviamente non aveva realizzato in uno stock sufficiente, per venderle in tutto il mondo. Fatto sta che alla fine con i meme, insomma, lo staff di Sanders ha raccolto 1.800.000 dollari, che poi ha donato per beneficenza. Questo per dire uno dei modi in cui c'è appunto un riflesso nella realtà. Aspetta, quella era per la Per la prossima. prossima domanda, perché abbiamo. Ecco, la domanda che io ho sempre, insomma, che mi viene in mente, mi è sempre venuta in mente da quando ho cominciato a vedere la diffusione dei meme per la comunicazione politica e soprattutto per la satira politica, che quindi che, se il meme ha soppiantato le vignette, quindi la domanda è un veicolo nuovo o è semplicemente la democratizzazione delle vignette politiche, cioè Altan, Forattini, Vauro, se fossero nati, insomma, negli anni 80 o più avanti, farebbero meme oggi? Allora, non so cosa farebbero loro, però ecco, queste sono, Natangelo. quella in alto a sinistra e quella in basso a destra sono vignette di Mario Natangelo, fumettista del Fatto Quotidiano, e lui è uno che, per esempio, i meme, lui faceva il vignettista già prima, a un certo punto ha iniziato a ricalcare esplicitamente, le strutture e, i segni tipici dei meme nelle sue vignette. Per esempio, nelle vignette di solito non ci sono tanto spesso le etichette sugli oggetti per indicare di che cosa sono metafora. Di solito un vignettista, piuttosto che scrivere Renziani su un personaggio X, disegna, il vignettista Renzi, disegna sì. Renzi, disegna il Renziano di turno, che c'è. Questa magari è una situazione già diversa, in cui c'è Renzi con la maschera che dice sono sereno, ma dietro la maschera piange, Comunque, però è in una realtà non citazione è. diretta del Wojak, che è un personaggio tipico dei meme, con la maschera appunto da Saputello, la maschera Sornione, e che Che dietro invece sogno. piange e digrigna i denti. Questo, fra l'altro, è uno screen che è diventato un meme tratto da un anime, non ricordo più quale Neanch'io. anime, ma è diventato un meme, fra l'altro, grazie a un italiano che a un certo punto ha trovato questa immagine qui, ha iniziato a utilizzarla, non mi ricordo più come si chiama, No, vabbè, non lo so, se devo no ti avrei sbagliare, però aiutato. aveva anche una newsletter. Comunque, insomma, cioè fa l'insegnante nel Padovano, però tipo 10 anni fa su internet si è inventato questa cosa, cioè questa scena in cui lui credo sia un alieno nel cartone animato e si domanda se quello che vede sia un piccione, è ovviamente una farfalla perché qualcuno deve avergli detto sì, i piccioni sono delle cose che volano, io ora non conosco la trama dell'episodio, però è diventata la base su cui appunto si dà un'identità al personaggio, un'identità alla farfalla e magari si sostituisce il piccione con un'altra cosa, per esempio, non so, sulla farfalla c'è scritto critica legittima, il personaggio è, non so, Giorgia Meloni e sotto c'è scritto, è questo un attacco personale. E cose del genere. Per quello che riguarda appunto il rapporto fra vignette e meme, secondo me un po' c'è una questione generazionale, cioè a me capita di vedere persone, diciamo, over 45, over 50, che chiamano vignette i meme, vedono un meme su internet e dicono sì, ho visto una vignetta, mi hanno girato una vignetta su WhatsApp. Allo stesso tempo mi capita di vedere persone di 20 anni che dicono ah sì, bello quel meme, ma è una vignetta. Cioè, Vauro non fa i meme, fa le vignette. Solo che ormai la differenza
I meme sono una forma d'arte che tende a prendere, o di comunicazione se preferite, a volte d'arte, però insomma che tende a prendere dentro tutto, tutto quello che po possono raccogliere dall'immaginario lo inglobano e le vignette meno, e però la differenza sostanziale è che se viene stampato su carta è una vignetta, se viene pubblicato su internet è un meme. A grandi linee, poi ovviamente alle manifestazioni di Fridays for Future stampano i meme, disegnano i meme, li portano coi cartelli e quindi Fanno tipo il chiaramente tenente Silvestri, fanno. fanno tipo Tenente Silvestri, che beh, sarebbe un caso ancora più complicato da Sì, da spiegare, spiegare però effettivamente. e niente, sì, credo, spero di aver Sì, no, risposto. infatti tu hai detto anche una cosa importante, diciamo, qualsiasi cosa può diventare un meme, se una base, diciamo, quindi un video, un'immagine, riesce ad avere una potenza evocativa, allora diventa un meme. Penso a Pikachu sconvolto, penso a D'Alema che fa così, che diventa un In meme, diciamo, a America, livello in America. oltretutto. Oltretutto, ovviamente gli americani non hanno idea di chi, insomma, chi usava D'Alema come meme non sapeva chi fosse D'Alema quando fa le guance tutto tirato indietro in quel modo. E poi c'è la decostruzione di svariati linguaggi, il remix tra più campi, insomma, cioè ci metti qualsiasi cosa, unisci, che ne so, la politica col calcio e altre, e tutto quello che riguarda il mondo dell'entertainment. Grazie, infatti, ecco, proprio Esattamente. questo qui, questo ci riferivamo. E quindi, essendo una forma di comunicazione estremamente democratica, perché prima Marco chiedeva: ma li fate col cellulare i meme? Perché li faccio anch'io. Io però non è che sono, per quanto sono poi entrato in nomination su Memissima, però insomma non è che sono un meme famoso. Sì, si fanno col cellulare, li metti lì, poi c'è quelli un po' più bravi che magari li fanno un po' più. Qualcuno raggiunge proprio vere e proprie forme d'arte, magari li utilizza anche software più professionali di video editing e di immagini. E quindi fondamentalmente questa unione di più linguaggi cambia poi un po' la struttura della comunicazione. E quindi io la domanda che faccio a Daniele è: come si inseriscono i meme nella lotta politica, e quindi ma anche non solo nella lotta politica, diciamo nella lotta per l'egemonia culturale, quindi per portare nuove idee a essere egemoni, e quindi a livello un po' più politico, perché di quello parliamo oggi, se servono a creare consenso oppure meramente a creare comunità, quindi a serrare le fila tra i vari gruppi di pensiero, o tutte e due, perché anche tutte e due potrebbero servire, insomma. Qui possiamo passare alla slide successiva. Allora, secondo me, insomma, direi che si può sostenere facilmente che i meme, diciamo, da soli non fanno la rivoluzione, però hanno la funzione che ha di solito la produzione culturale in generale. Nel contesto della politica, per cui possono sia servire a sostenere idee che ci sono già, sia servire a mettere in discussione idee che ci sono già, sia servire a far circolare in nuovi, come dire, tra persone che non erano state esposte a certe idee. Delle visioni del mondo. I meme, col fatto che utilizzano immaginari, appunto molto diversi, si contaminano un po' con qualunque cosa, hanno la capacità, di attirare l'attenzione sui social. Sui social il problema grosso è catturare, l'attenzione delle persone per più di una frazione di secondo. Nel momento in cui il meccanismo generale dei meme è quello di proporre delle strutture invarianti e delle variazioni su quelle strutture, la parte invariante, la parte che non cambia, è quella che a colpo d'occhio quando scrolli il tuo feed sui social,
ti promette una battuta ed è quello che ti trattiene per una frazione di secondo in più a leggere effettivamente che cosa c'è scritto. Poi magari la battuta sarà deludente, però è il modo in cui agganciano l'attenzione. Questo schemetto qui, che in passato mi è capitato di utilizzare per come funzionano i meme in comunicazione, cioè nella comunicazione aziendale. Ora, questi per esempio sono tre esempi di meme, mi pare che il primo e l'ultimo siano tratti Non l'avevo da notato Polpo il di primo. Stato. Il primo non l'avevo notato, adesso l'ho Il capito, primo, sì, è un il disegno po' di Jim Carrey pesante. sulla Sì. copertina di Vannacci, e appunto il primo e l'ultimo sono di Polpo di Stato, mi pare che su Instagram si chiama tipo automatizzato caccapollaggio sinistro verso, e quello di mezzo credo sia da sostituire frasi di Fischer a quelle di Paolo Coelho sulle foto degli influencer, Delle delle influencer. influencer, Sì. però vabbè. Perché so che ogni tanto gli tocca, diciamo, avere a che Mettere il fare con maschietto. l'accusa Ah, sì. di farlo in modo sessista. Comunque l'idea è tu posti un meme, le persone che seguono il tuo canale si riconoscono in quel meme, lo condividono, cioè quello è il gesto fondamentale perché un meme funzioni sui social, e attraverso le altre persone. Il tuo meme arriva a persone che non seguono direttamente il produttore di meme, e quindi gli effetti che possiamo avere sono cioè sia di successo per il singolo contenuto, sia di scoperta di un punto di vista, e qui appunto torniamo alla politica, soprattutto nel momento in cui è una politica, una posizione politica emergente o semisommersa, cioè nel momento in cui non hai già, chiamiamola l'egemonia, non sei già quello che porta l'idea più diffusa su come guardare il mondo, i meme hanno questa capacità di penetrare a un certo punto nelle bolle e di procurare delle discussioni. E dei ripensamenti a volte. È chiaro che ci sono dei meme che sono pensati solo per far incazzare le Sì, persone che non triggerare, sono infatti. d'accordo, ci sono dei meme che invece sono pensati per mettere magari più in dubbio delle idee senza proporne delle altre, e dei meme che invece sono, tra virgolette, propaganda diretta, cioè devi pensarla così. Quindi tutto questo poi rientra nelle possibilità della cosa. Tu hai parlato giustamente di egemonia, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, e quindi io farei una domanda su chi ha l'egemonia oggi. Quindi noi abbiamo visto negli anni un uso molto, come dire, coinvolgente, ecco, utilizzo questo termine con eufemismo, dei social, quindi coinvolgente per la loro base sociale, insomma, prima Salvini con la bestia di Morisi, oggi comunque, insomma, la Meloni è al governo, quindi chi governa sostanzialmente ha l'egemonia culturale, io la vedo così, per vecchie letture, diciamo. E quindi io ti chiedo, no, una migliore capacità di utilizzare i social, perché evidentemente ce l'hanno avuta, crea nuovo senso comune o semplicemente tira fuori quello che già c'è nella società o lo cavalca? Secondo me la possibilità di, cioè ecco, io intanto di mio, che magari non sono, diciamo, uno studioso di queste cose, non farei un'equivalenza troppo diretta fra, diciamo, chi ha l'egemonia e chi governa, nel senso che dal mio punto di vista su certe cose, cioè in Italia ci può essere un governo di centrosinistra, ma c'è un sentire più diffuso di centrodestra, secondo me, per come la vedo io, è proprio personalissima opinione. Qui possiamo passare alla prossima slide per quello che riguarda questo
Questi sono meme su Giorgia Meloni che risalgono all'estate del 2020, Sì, era quindi prima, all'opposizione, si vede che era sì, all'opposizione, ecco. prima estate post lockdown, e ci fu un suo intervento particolarmente infervorato in Parlamento, e da lì partirono parecchi meme, tra cui alcuni di quelli, tra cui quelli che vedete qui. E questi meme non è che partissero, cioè non è che partissero dalle pagine ufficiali di Fratelli d'Italia, questi partivano magari anche da pagine di sinistra o pagine non particolarmente schierate. Fatto sta che molto rapidamente Giorgia Meloni li ha ricondivisi lei stessa, perché è evidente a pensarci un secondo che si finisce per fare il suo gioco comunicativo nel momento in cui quello che si va a dire è si è infervorata tanto, ci crede tanto a quello che sta dicendo, non conta che cosa stia dicendo, ma non se lo ricorda nessuno di che cosa stesse parlando. Quello che resta è, ah, vedi, ecco una che ci crede alle cose che dice. Sono foto che, insomma, finiscono per per poter essere riappropriate ag molto agilmente da parte sua. Secondo me, questa facilità di riappropriazione dipende anche dal fatto che lei era già l'astro nascente della situazione, era già appunto quella all'opposizione da più tempo, che più Il rendite. remix di Io sono Giorgia in versione dance, prima qualche pre-Covid, quello Sì, era quello fatto. per esempio pure era stato un grande momento in cui ci sono delle pagine che avevano fatto i remix del suo discorso in cui diceva sono Giorgia, sono una madre, non Sono mi ricordo, sono cristiana, sì, quella cristiana, roba. e a forza di farlo questa cosa è andata nelle discoteche, nei raduni, era un meme. Ed era a volte effettivamente divertente i primi 2 giorni, dopo è diventato sinceramente insostenibile, ma proprio perché era stanco il meccanismo comico, cioè non faceva neanche più ridere se poteva far ridere all'inizio. Secondo me non c'è né da sentirsi troppo in colpa per aver fatto partire la cosa, perché boh, ti fa ridere, lo fai, ci sta, non c'è nulla di D'accordo. esagerato. L'insistere, secondo me, è miope, quantomeno, cioè nel continuare magari a far circolare queste cose mesi dopo che sono diventate, famose, magari accorgersi di che cosa si sta dicendo quando, si produce un meme pure sarebbe, una cosa saggia. E quindi, insomma, ci vuole anche un'esperienza, uno studio, credo, di come si diffondono i messaggi sui social, come vengono recepiti, ma penso che al fondo resta sempre il problema che, diciamo, c'è sempre un terreno culturale che è pronto a riprendere quello che hai detto e a ribaltartelo contro. Per cui con Giorgia Meloni questa cosa è successa. Se vai alla slide ancora successiva, c'è qualche altro Questo è fresco, esempio. fresco, Questi se li questo. sono fatti. Allora, quelli sulla sinistra, una è proprio una foto, cioè lei che si mette direttamente in gioco, è più una cosa da TikTok a un certo punto, il fatto che ci sia fisicamente lei a non prendersi sul serio, al Romix, a farsi le foto su non so che tipo di bestia. Poi è partita la cosa delle Meloni Chan, ora questa la Chan culture non è, diciamo, il mio campo di expertise, però in Anche il sostanza mio. una traduzione in personaggi di manga o di finti anime che contemporaneamente rende più simpatica, anche più sexy inevitabilmente, cioè questa con i piedi scalzi non è un caso che abbia i piedi scalzi, secondo me. Perché è un hobby, Il tutti i le... giapponesi Perché finiscono è un con hobby, le pedicisti.
È un hobbit. Beh, no, io atmosfere sarà, però secondo me è un'altra cosa. c'è anche un livello di sessualizzazione, ma Sì, ne ho tolto di un layer di altro, chi però fa i meme. diciamo, cioè, anche conoscendo chi gestiva, non di persona, però nel senso presente Lo che giri stile. frequentava la. Chi gestiva la comunicazione social della Meloni, almeno finché non era al governo, e comunque quel giro lì da 4chan, da quel mondo della cosiddetta alt-right, ha la tendenza anche appunto a recuperare quell'immaginario lì con una nota sessualizzante. Poi, a proposito, poi invece questi sono, Freschi eh, freschi. sono, Questi ecco, sono questi affreschi del sono, giornale. sì, meme di ieri, l'altro ieri, quando Giorgia Meloni ha rincontrato Modi, in India e è partita la ship, come si dice, cioè un pezzo di internet in realtà in India. Ha iniziato a dove oltretutto diciamo hanno una cultura di leader donne a livello politico ben più radicata della nostra e però si sono immaginati questa cosa della relazione fra Modi e Meloni producendo nel caso dell'immagine in alto insomma è una immagine fatta con l'intelligenza artificiale ovviamente oppure più dei meme più semplici. Questo deve essere stato fatto Su su Instagram. Instagram. E questi meme qui sono l'esempio di una cosa che difficilmente la Meloni adesso ripubblicherà, ma nel momento in cui è già al potere le fanno solo gioco, perché è già al potere. Se non lo fosse, chissà, la cosa potrebbe avere un effetto diverso. Poi in Italia, diciamo, ci interessa poco, però il punto secondo me è che una volta che sei al potere, tutti i meme su di te diventano più facilmente meme a tuo favore. Sì, e anche perché secondo me questo discorso è valido pure quando in parco questo che sto facendo ora, che farò adesso, è valido anche quando sei all'opposizione. Se tu polarizzi, quindi prendi i tuoi e contestualmente ti prendi pure tutti quegli altri che ti vanno contro. Questo per il meccanismo della comunicazione social è una manna dal cielo perché così tu aumenti l'engagement e quindi aumenti la copertura dei tuoi post e arrivi a più persone e quindi polarizzi, per cui sì, molti ti andranno contro, ma tu intanto cominci a far arrivare il tuo messaggio a persone che non sanno che magari potevano essere d'accordo con te e questo poi, tra l'altro, è un po' anche la base della cultura meme, tant'è vero che sul saggio di Lolli, Alessandro, mi veniva Claudio, ma Claudio insomma era un altro, adesso non mi ricordavo il nome, ha scritto il primo saggio sui meme in Italia, se non sbaglio, La guerra dei meme, ho letto solo la prima edizione, la seconda non l'ho letta, comunque lui individua nella polarizzazione americana tra alt-right e sinistra, diciamo, woke, cultura del politicamente corretto. La nascita del meme politico in America. Ecco, io ti chiederei se ci siamo arrivati anche noi a questa estrema polarizzazione sia delle tematiche che delle modalità estetiche del meme e quindi anche diciamo un po' spiegare questi meccanismi di polarizzazione e eventuali parallelismi tra la scena politica, se possiamo, scena sembra musicale, però insomma ci siamo capiti. Tra quello che succede nel meme politico americano e in quello italiano, europeo, poi magari italiano più particolare, perché. Allora, secondo me, una parte di quello che è successo in Italia riflette quello che era successo in America, in parte no. Nel senso, allora, intanto minimo di contesto per magari chi non, il saggio di Alessandro Lolli non l'ha letto. Metti che passa la slide, magari quella. Ah sì, Ecco qua. qui c'era qualche, diciamo, una piccola bibliografia
relativa ai meme politici. Quelle due copertine sono copertine delle due edizioni della Guerra dei Meme, la prima e la seconda. Poi c'è questo libro sulla politica pop online, che pure ha una seconda edizione, credo col Gabibbo in copertina. Vabbè, libro di Angela Nagel, parla in sostanza dell'alt-right, dell'ascesa dell'alt-right in America, e l'ultimo è un numero di Iconografie, che è una rivista che ha anche una pagina, un canale Instagram molto seguito sull'uso politico dei meme, e poi magari arriveremo anche a dire qualcosa come dire, che si ritrova bene lì. Allora, la storia della contrapposizione politica memetica negli Stati Uniti è che i meme più o meno nascono, o comunque diventano una cosa rilevante su 4chan negli Stati Uniti, che è una image board, cioè un forum dove il primo post di ogni thread deve avere un'immagine. Poi le risposte possono non averlo, tutti gli utenti sono anonimi, tranne chi decide di pagare, non lo fa quasi nessuno per avere, insomma, un account. Si può postare da ospiti e quindi si resta più facilmente anonimi. È molto più difficile individuare, forse persino all'interno dello stesso thread, chi ha postato, due volte. Di sicuro tra thread diversi, cioè fra, diciamo, discussioni diverse, diventa impossibile risalire a quando è stata la stessa persona a dire due cose. In quell'ambiente c'è stato, diciamo, il fiorire dei meme come formato di comunicazione interna alla piattaforma. E quindi un tipo di battute che le persone che stavano su 4chan capivano. Però nel momento in cui qualcuno ha iniziato a scrivere di meme tra giornalisti culturali americani, i meme sono diventati una cosa, e per esempio le celebrità negli Stati Uniti, alcune celebrità come Katy Perry, come Nicki Minaj, hanno iniziato a postare meme a loro volta, e per reagire a quell'utilizzo lì, dentro 4chan hanno iniziato a rendere alcuni meme inappropriabili dall'esterno. Per esempio Pepe, The che è Frog. la rana, che era un personaggio dei fumetti, che nel fumetto è una rana fattona, tranquillissima, sempre, come dire, serena, mi viene da dire, nel mondo. Diciamo non una rara razzista Non una rana o ecco. razzista, che è invece quello che è diventata attraverso i meme su 4chan, perché per renderla inutilizzabile da celebrità e simili, su 4chan hanno iniziato a fare varianti di questa rana con l'uniforme dell'SS, con la bandiera nazista, insomma. O in versioni in cui diceva delle cose orrende. Questa cosa qui è andata avanti così tanto che ha anche perso, diciamo, il carattere di ironia, e a un certo punto ci si è accorti che effettivamente dentro 4chan, io la sto facendo breve, però insomma, ci si è accorti che dentro 4chan effettivamente si stava coltivando un humus di una destra con le stesse idee dell'estrema destra di sempre, ma che utilizzava dei mezzi comunicativi nuovi come i meme. Donald Trump è stato il primo negli Stati Uniti a offrire, il primo a quel livello, da candidato alla presidenza degli Stati Uniti in un'elezione che poi avrebbe vinto. È stato il primo a, diciamo, offrire riconoscimento a questa nicchia. E per un po' è sembrato, seguendo la narrazione, che diciamo, questo movimento grassroots dal basso, di meme di destra, dava di se stessa, di se stesso,
è sembrato che la sinistra non sapesse fare i meme, non potesse fare i meme. In realtà, questo era uno sfottò da Sì. destra, che dava per scontato che la sinistra, troppo preoccupata del politicamente corretto, non potesse fare dei meme trasgressivi e quindi. Abbiamo visti prima un paio anche un po' pesantucci, quindi insomma, ecco. E quindi non potesse essere incisiva e divertente. In realtà, diciamo, il seguito della storia ha dimostrato che molto semplicemente la sinistra se la prende con quelli che sono i suoi bersagli dialettici tipici, quindi il capitale, i fascisti, e ci riesce benissimo a fare i meme. Poi chiaramente ci sono meme migliori e peggiori a sinistra come a destra, però anzi, se dovessimo dire qual è la scena più strutturata oggi, verrebbe da dire che è quella di sinistra. Cioè, a livello di, diciamo, preoccupazione nell'uso politico del meme, questo tipo di incontri si fa solo a sinistra. Non, È un po' vero. perché a destra, diciamo, hanno Ma adesso c'è meno. pure poca roba in Italia, da quello che vedo, da Beh, sì, cioè lontano. nel senso non ci sono più magari le pagine esplicite. Oddio, qualcosa Sì. c'è, c'è anche, che ne so, magari tipo società aperta che sono tipo Superlib. Superlib, sì. Forse mi sono perso qualche pezzo della tua domanda. No, no, era questo. Io, insomma, la polarizzazione. Ok, cioè appunto nella nostra storia. Diciamo, sui social italiani, quella che mi è capitato di ricostruire in un articolo per il Tascabile, quindi se siete interessati, l'articolo si chiama. No, prima non l'ho detto nella nota introduttiva, No, vabbè, ma scusatemi. nel senso, perché dovesse interessare a qualcuno, c'è cioè questo articolo in cui io commentavo il libro di Mike Watson che si chiama Perché la sinistra non impara a usare il meme. Questo. Complimenti, sì, è proprio l'articolo. Commentavo il libro di questo autore inglese e raccontavo la vicenda memetica della scena di Non ci sono i sinistra. meme, dove sono i In meme? Italia non c'è alcun, Non ci sono. forse c'è solo un'immagine che usavo come esempio di un Heimlich, non so come se si pronuncia così in tedesco. Però vabbè, non è importante, cioè, i meme qui non ci sono, è un articolo di boh, analisi. La questione è che in Italia, per esempio, c'è sempre stata, cioè dai primi anni 10, una serie di gruppi tipo socialisti gaudenti, hipster democratici e collaterali e simili, che facevano meme di sinistra, ma il primo gruppo che si è fondamentalmente, cioè se lo è dato come obiettivo e ha prodotto nei fatti una specie di assemblea permanente durata anni per giungere a dare delle risposte a come dobbiamo fare i meme da sinistra, è stato un gruppo che si chiamava, non credo esista più, non lo so, suona come il Sinistra Libro Italiano, ma va bene, che è una traduzione di quelle traduzioni pedestri a fini comici, dal Left Book americano, che era il Facebook di sinistra, e quindi Left Book da Facebook, Sinistra Libro da Faccia Libro. Perché appunto c'è la traduzione letterale come cosa, e in questo gruppo sostanzialmente alcune centinaia di persone, migliaia di persone, si sono messe lì, e ne parlo in terza persona, c'ero pure io, a dirsi ok, come possiamo fare dei meme che non dicano solo cose di sinistra, ma le dicano in modo efficace, parlando alla gente giusta, facendo incazzare la gente
giusta, e non finendo per dire involontariamente delle cose che non vorremmo dire, come per esempio capita, non so, per dire una cosa di sinistra, uno finisce per dire una cosa sessista perché ha, diciamo, un angolo cieco della propria, visuale che lo porta, a usare magari delle espressioni, che finiscono per dare ragione al proprio avversario su un altro aspetto, politico, all'interno da questa esperienza poi sono nate alcune di quelle che, soprattutto su Facebook, sono state le pagine più influenti e anche più seguite, del giro delle pagine di sinistra, italiane, gestite collettivamente da ragazzi, ragazze, persone adulte, e uomini, donne, persone non binarie, insomma, comunque diciamo c'era anche una certa diversity, come si dice, dietro le quinte. E c'erano dei gruppi anche di coordinamento nella produzione di meme, per cui è stato un lavoro collettivo lungo. Per esempio, Automatizzato Comunismo Memetico è la pagina che diciamo resta come simbolo di quel periodo lì, non è l'unica, ce ne sono state altre, e quel modo di fare i meme, quel modo di farsi le domande su come fare i meme poi è trapelato anche, è tracimato in altri gruppi, anche in Hipster Democratici, anche in altri gruppi ancora. Scusa se l'ho tenuta lunga. No, 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 era questa, hai proprio, sei stato esaustivo. E no, magari sì, nella prossima slide so che ci sono alcuni esempi di campagne, meme utilizzate per le campagne elettorali, Allora, sì, questa era qualcosina, due una o tre cosa parole. che avevo preparato. Questo, allora, da spiegare per bene quanto tempo abbiamo. Non lo so perché io non ho visto quando Perché abbiamo sono le 11 e cominciato. mezza. Vi abbiamo annoiato? Questa è la domanda in realtà. Ok. No, beh, interessante il fatto che, cioè, non so, per Alle dire, 11 abbiamo su cominciato. Twitter, vedevo tutti sti roschi, no? Col mattone, no? Che cazzo era? Finalmente adesso ho capito Ah, pure il dove mattone, quello vengono. è La roba del italiano, quello è mattone, sì, è una italiano. cosa Ma che è una italiana. cosa italiana. Boh, no, cioè, mattonista. Sì. Sì, era diventato un simbolo di Dei Novax, tipo riconoscimento. Come? Novax pure. Forse anche, non mi ricordo se era una cosa precedente, però probabilmente poi diciamo si sono anche accavallate in parte le cose, perché poi, come dire. Il fatto è anche che ci sono delle comunità che si strutturano in modo esplicito, delle comunità che si strutturano per un riconoscimento che viaggia magari su segnali più sottili. Quello dei mattoni, per esempio, come le bandierine su Twitter, cioè se uno ha la bandierina dell'Europa, se uno ha la bandierina Sì. dell'Italia, tu già capisci che cosa sta per dire. Magari sbagli, perché per carità, poi ci sono persone che magari si riconoscono in quei simboli lì in un modo diverso da come ci si riconosce la maggioranza delle persone che usa quei simboli lì, o le persone più rompiscatole tra quelle che usano quei simboli lì, però ecco, questa dei mattoni per esempio è stata una cosa anche indagata, ricordo un articolo di Simone Fontana, mi pare, forse su Wired o su Facta, non mi ricordo, che ne parlava, e lì si era anche scatenato l'effetto tipico che c'è con soprattutto i gruppi, le community che guardano di più a destra, anche se non magari proprio quelle di destra a destra, cioè anche quelle, ma non solo quelle. Per cui lui aveva detto: queste persone qui sostengono queste idee qui, e la reazione di questi era stato: ah, ma vedi, non avete capito niente, noi siamo un gruppo diverso, usiamo questi mattoni per prendervi in giro, per farvi pensare che ci sia un gruppo, una coordinazione. Ecco, questa è una strategia tipica, in realtà mutuata proprio dalla destra americana, online, dall'alt-right. Cioè questo gioco continuo di dire una cosa, di lanciare il sasso e poi di dire: ma eravamo ironici, poi di dire: non avete capito niente, noi usiamo i simboli del Terzo Reich per
dire in realtà un'altra cosa, noi usiamo questi riferimenti con dei layer, con degli strati di ironia sopra, e però alla fine questi immaginari circolano e di nuovo si pone sempre il problema di sei serio, sei ironico, sei una terza cosa segreta, come dice un meme. Però quale di queste cose finisce per avere efficacia? Uno sguardo di sinistra, spesso un po' paranoico, dice non dobbiamo assolutamente avvicinarci a questi simboli se non per capovolgerli completamente, perché altrimenti stiamo facendo il gioco della destra. Dall'altra parte è una vitaccia a ragionare così, perché ci si tolgono un sacco di occasioni per viversi delle cose con un po' più di leggerezza. Però è inevitabilmente, innegabilmente vero che a lasciar circolare troppo dei messaggi senza tenerci un po' l'occhio sopra Sì, si poi hanno dei però ecco, problemi. io una cosa che dico, cioè se tu li ignori, poi appunto non crei il meccanismo, scusate, di polarizzazione e quindi, non, tra virgolette, non li calcola, se non li calcola nessuno, invece se tu li attizi un po' è pure peggio questo, io la penso un po' Sì, così. pure, cioè, Cioè se tu c'è, alcuni li devi proprio ignorare, finisci secondo me. anche per creare appunto dell'interesse. Secondo me spesso c'è questo problema anche, cioè che alcune pagine italiane che hanno magari una produzione esagerata nel senso di continua, perché magari hanno un gruppo di persone dietro che mema continuamente, finiscono per memare su qualunque cosa e per procurare il cosiddetto effetto Streisand, cioè quello per cui la censura è quella che attira più attenzione su un determinato fenomeno. Ma infatti ieri, proprio in questa sala qui, no? C'è stato il relatore a sorpresa, no? No, Ah, quello della c'eravamo, P38. Io io proprio a loro penso non c'ero. anche, però a loro, per carità, dal lato opposto, però sicuramente l'esposizione mediatica che ha avuto la P38, grazie alla Procura, poi non auguro a nessuno di vivere quello che stanno vivendo loro, è una No, sì, persecuzione, chiaramente. giudiziaria, secondo me, al 100% ingiustificata, ma l'esposizione mediatica che hanno ottenuto grazie a quella cosa è superiore a quella che avrebbero avuto grazie alle persone che condividevano le loro Beh, canzoni. Su questo penso a che sto loro punto possano penso essere pure a d'accordo. Vannacci, Vannacci che è stato. Vannacci, aiutami a dire, sì. Vannacci, adesso non so se all'inizio l'hanno mezzo censurato, non so come è uscito No, Vannacci, la non mi ricordo. questione Però è uscita la questione e quindi è diventato il più venduto su Amazon. qualcuno probabilmente ha annotato il suo libro, ha detto è inaccettabile che una persona, che lui, Giornalista di Repubblica, forse, no, per esempio. credo di sì, Pucciarelli, mi sa. non mi ricordo, però qualcuno ha detto, anche giustamente, è inaccettabile che una persona che ricopre una posizione pubblica poi stia lì a esprimere delle idee del genere che sono, boh, comunque al di fuori dello Però, spettro. cioè, onestamente, per esempio, ieri io non ne sapevo alcunché. Poi, diciamo così, siccome io ho questo mio telefono, te lo faccio vedere, che, giusto per far capire che tipo di persona sono, no? Cioè, per me è tutta una roba veramente, che però mi rendo conto che ha degli effetti reali, no? Perché anche ieri, no? Arrivo, cioè, perché peraltro, scusate, io l'avevo beccato fuori, che ero fuori, no? Non sapevo che fosse così, ci messi a parlare, una sigaretta, tutto così, insomma, ci siamo scambiati un po' di opinioni, poi vado giù, ma lui mi vede arrivare con il passamontagna in testa e racconta, e poi mi sono fatto spiegare, no? Che hanno messo sulla copertina, come si chiama, la cosa di Moro, che, del loro album, che... P38, poi vabbè, ci sono stati anche dei momenti un po' così divertenti che tipo uno nel pubblico fa no, perché dopo il successo esplosivo delle P38 cioè, così. Però poi riflettendoci su mi sono detto ok, loro cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa voluta, cioè nel senso, cioè loro la cercavano, ma lui l'ha anche detto, no? Come cosa? E io mi sento sì. Però poi cosa succede? Che quello che rimane, cioè secondo me non è, cioè come dire, è la versione meme
di un qualcosa, come dire, che però, boh, cioè nel senso, tu sai cos'erano queste cose qui, cioè io mi sono pensato specularmente, no? Ok, io mi vedo, che ne so, non so, il gruppo Nazi Rock, che ne so, dice, ci mettiamo il portello dalla ginestra, ci mettiamo questo qui, ma ironico, no? Cioè, non lo so, comunque mi ha Che lasciato un cos'è, scusa, quella po'. cosa dell'HP38? Io non ci vedo, non ho capito. Io non c'ero manco io, non Allora, c'ero manco io lì. in sostanza IP38, La l'HP38, P38 la gang. la La gang. gang. E sono molto Io non fantascisti. ascoltando musica, pure io conosco la vicenda perché ne ho letto in giro, però loro sono un gruppo rap, trap. Che è stato incriminato dalla procura di No, Torino, sono indagati. indagati, ok, vedi, non, cioè, sono sotto diciamo, indagine per non so quale tipo di reato, ma in sostanza per le cose che cantano, che dicono Istigazione al terrorismo, al terrorismo, ok, flagrante. perché diciamo tutto il loro immaginario rimanda agli anni di piombo, all'estremismo di sinistra, Brigate Rosse, eccetera. E chiaramente loro poi, mi pare il discorso che fanno è: ma noi non è che poi andiamo a sparare, cioè, ma noi siamo degli artisti, non siamo dei terroristi. Ora, io personalmente non sarei, diciamo, in grado di gestire una cosa. Cioè, non so, magari se prendessero dei miei meme mi potrebbero accusare della stessa cosa, non lo so. Allora, sulla cosa su cui magari mi sento di provare a riflettere, se qualcuno ha qualcosa da dire, cioè io sono più che interessato a sentire anche le vostre opinioni, perché non è una cosa su cui ci sia una risposta univoca, è la questione di: ma se tutto diventa solo meme, si perde la profondità. E sono d'accordo. Cioè, secondo me, cioè, al netto dell'AP38, del caso loro, per quello che riguarda, diciamo, i meme e le idee che circolano attraverso i meme, è vero che con diciamo, l'obiettivo di spostare la cosiddetta finestra di Overton, cioè la finestra dell'accettabile che si può. Che si può dire anche a sinistra, si tendono a dire cose sempre più estreme, a rivendicarsi la ghigliottina, l'EP38, l'omicidio dei figli dello zar, cioè, le cose, anche appunto gli eventi più cruenti, roba del genere. È vero che essere di sinistra non significa necessariamente dover prendere il potere con i fiorellini, questo è un altro discorso, però. Il problema è quando resta tutta una chiacchiera, e secondo me lì, diciamo, quello che manca spesso è una cinghia di trasmissione fra i meme, fra i social e Sì, la cerca. Però realtà. spettacolo in generale, Sì, cioè quella, spettacolo cioè, alla fine realtà. fai spettacolarizzazione su un paese in cui non ci sono più l'organizzazione dei lavoratori, quindi Ecco. proprio, cioè, io operazioni simili, vabbè. Cioè, da un Conti, lato cioè, rischi vabbè, lasciamo perdere. di nuovo, io penso ai meme. Da un lato si sbaglia se si pensa a questi vogliono fare la rivoluzione con i meme, cioè se qualcuno davvero pensa di stare facendo la rivoluzione con i meme su Instagram, provo pietà per lui o lei, ma il problema è che comunque persiste. Cioè, c'è comunque una componente di autoassoluzione in tante persone che magari non pensano di fare la rivoluzione, ma pensano in ogni caso: vabbè, il mio l'ho fatto. Nel momento in cui hanno postato dei meme, hanno ottenuto un seguito che poi è un seguito personale su Instagram, soprattutto, non è neanche un seguito collettivo di solito. Restano problemi, secondo me, aperti. Volevo spezzare una lancia a favore di Daniele Zini, che fa sia i meme sia il sindacalista con Ecco. Arta.
faccio il poco che posso, ma no, non sono neanche iscritto, è una cosa, diciamo, in fieri quest'anno, faccio il possibile. Cioè, dal mio punto di vista, diciamo, è quello il punto su cui bisogna insistere, perché il lavoro è, forse, appunto, dipendesse da me, che ne so, la questione del reddito universale sarebbe, diciamo, positiva, però fino a che non ce lo danno, per conservarlo un reddito, un'indipendenza, è sul lavoro che tocca insistere, e quindi tocca inventarsi qualcosa su quel versante lì. Poi ci siamo allontanati, ma Sì, forse vabbè, non so ma comunque era se pure, no, insomma, un distruggo. discorso pure, no, una anzi, utile, è stato utile sentire anche il pubblico. No, c'erano alcune Forse domande, faccio, Tito. guarda, magari aspetta, faccio Va, sì, vai quest'ultima avanti, sì, cosa vai avanti con le che può essere slide. anche utile, diciamo, come riferimento. Questo è un political compass, non so se ce l'avete presente. Tutti sanno cos'è un political compass. C'è qualcuno che non sa cos'è un political compass, che non riconosce questo tipo di schema? Bene. Sapete? Vabbè, è così, cioè, la somiglianza, cioè, Sapete già, no, ma nel senso, se l'avete proprio già visto. Comunque, allora, di base, qui infatti non c'è il nome delle assi originale, che è tipo autoritario, libertario, sinistra-destra. Qui invece, in questa versione, in questo piano cartesiano, avevo messo top down, bottom up e sinistra destra. Top down e bottom up intendendo meme dall'alto, meme dal basso. Ora, per meme, categorie che poi sono stato felice di ritrovare, ma non lo sapeva Mattia Salvia, nel numero di iconografie sull'uso politico dei meme, che proprio, diciamo, questa distinzione utilizza, cioè i meme prodotti dagli staff dei politici, se non addirittura dalle istituzioni, ma di solito quando si entra nelle istituzioni si smette di fare i meme. È il caso della stessa Giorgia Meloni, che da quando è al potere non ha postato un meme, ho controllato ieri, a meno che non l'abbia fatto, non so, nelle storie, ma ne dubito, perché appunto nel momento in cui diventi una figura istituzionale si tende a lasciar perdere. E quelli bottom up invece sono i meme che arrivano dalla base. Perché ho scelto diciamo, degli attori politici della politica americana, in particolare quelli di diverse elezioni dal 2012 al 2020, quindi 2012, 2016 e 2020. E sia di destra sia di sinistra, alcuni di quelli di sinistra, dei democratici, insomma, si sono fermati alle primarie, però hanno fatto un uso interessante dei meme, che secondo me andava documentato, tracciato a un certo punto. E infatti magari vedrete dei nomi che magari non riconoscete, tipo Mike Gravel, che non è stato esattamente più famoso tra i candidati alle primarie democratiche, però possiamo vedere che ci sono stati approcci diversi. Mike Gravel, quello che fece fu praticamente assumere, forse si proposero loro, erano due ragazzi che facevano l'università, ma erano forse al primo anno di università, avevano 19 anni, si proposero per gestirgli i social. Lui era il candidato più socialista, più a sinistra di Bernie Sanders, negli Stati Uniti, per le primarie democratiche, appunto, e loro iniziarono a gestirgli l'account di questo signore di 80 anni, comunque, insomma, con una storia politica e personale lunga, ma sicuramente non legata ai meme. Iniziarono a gestirgli l'account in modo estremamente irriverente e groundbreaking, come si dice negli Stati Uniti, appunto, esplicitando anche usando anche appunto un approccio molto esplicito a idee di sinistra che di solito nella politica americana non circolano molto. Una versione più di destra di meme prodotti dall'alto sono stati i meme di Mike Bloomberg, che ha provato per un brevissimo periodo, avevo anche scritto un articolo sulla sua
fallimentare ma interessante campagna di comunicazione in cui lui, che è il Bloomberg ricchissimo di cui probabilmente avete già sentito parlare, iniziò a pagare pagine di meme per fare dei meme su una certa base, che era questo screen che vedete in alto a destra, in cui c'è l'account ufficiale di Mike Bloomberg che scrive alla pagina di meme: ciao, ciao Jerry, mia nipote mi ha mostrato il tuo account, i tuoi meme sono molto divertenti, potresti fare un meme che faccia sapere a tutti che io sono il candidato più cool? E quello gli risponde: cosa avevi in testa? E lui gli fa vedere questa foto abbastanza ridicola, mo non si legge più. Ah, c'è scritto When you're the cool candidate, quando sei il candidato cool, e c'è lui con questo gilet orrendo. Creato di Wen. Erano tutti così i meme della campagna di Bloomberg, con meme diversi nella risposta finale. Ed era un esempio interessante perché riconosceva che i meme funzionano per strutture ripetute e variate, cosa che altre campagne non hanno fatto. Era una campagna che tirava in mezzo appunto un uso dei soldi importante, non ricordo, ma si era saputo quanto venivano pagate le pagine per postare queste cose. Non ha avuto alcun effetto reale di coinvolgimento della base. Nel 2012 avevamo visto i primi esempi di appunto meme grassroots per la campagna di Barack Obama. Erano pochi, principalmente sui social circolavano magari l'immagine di Obama con scritto Hope sotto, però iniziavano a circolare anche delle versioni riviste di quelle immagini, e non solo contro di lui, ma anche, diciamo, per estremizzarne il messaggio. Nel caso della campagna di Bernie Sanders nel 2020 abbiamo avuto forse uno dei casi più, come dire, partecipati di produzione di meme dal basso, per una campagna che poi appunto si è fermata prima della fine delle primarie. E per sostenere Biden e Harris durante le elezioni del 2020 successe addirittura, cioè, la riappropriazione della rana pepe nella figura di questo Biden, che ha la posizione tipica con la mano sotto il mento di pepe, appunto la rana che di solito era stata utilizzata dall'alt-right, ma con questa faccia da personaggio di JoJo, che è un manga e anime giapponese, e con delle prese in giro anche molto forti nei confronti dei sostenitori di Trump. In questo caso erano sostenitori messicani di Trump, chiusi Chiusi, in un sì, recinto infatti, si vede. come Trump chiudeva nei recinti, ma tuttora credo l'amministrazione americana ingabbi i migranti messicani nonostante sia cambiata l'amministrazione. E ci fu una quantità di meme anche molto violenti da sinistra nei confronti appunto di Trump e dei trumpisti. Questo era giusto per dare un'infarinatura, poi ci sono fior di articoli, perché insomma in America sono tante le persone che scrivono di meme. Allora, siamo quasi alla fine. Una domanda, c'era una domanda, se puoi indicare, c'è cioè un account, archivio TPB, che praticamente archivia su Instagram tutti i meme politici che trova in giro, soprattutto sulla guerra in Ucraina, quindi andiamo veloce. Ce n'era anche un altro, l'avevi detto, ma non me lo ricordo. Oddio, L'hai scritto, io ho la capoccia. forse iconografie proprio, no, proprio scritte Iconografie, sì, iconografie, iconografie, era proprio iconografie, che è avevi iconografie scritto. XXI, ecco, archivio Ecco qui. TPB è questa pagina qui, che ha un ragazzo che fa l'università e che lui, per esempio, ecco, è quello a cui facevo riferimento quando dicevo l'esperto vero della Chan Culture, e credo stia scrivendo qualcosa da pubblicare in materia, però lui su tutta
la memetica intorno alla guerra in Ucraina ha Questo raccolto grande successo in appunto Giappone, quello meme, di Mussolini. sì. E anche su delle wave passate, questa qui era la Fash Wave relativa a Renzi e Calenda. Pure io un po' ho fatto di Calenda posting, eh. Sulla mia E pagina c'è un po' Allegri di alla fine. Calenda posting anche sulla mia pagina, lo so. Comunque, io non so se quello che sto per dire cioè, può essere considerato un meme. Comunque, siccome io non ci capisco niente di questa cosa, comunque, a me non fanno ridere, cioè, in generale. Però, l'altro giorno, per esempio, Bellissimo. mi erano mandato uno dove si vedeva Salvini con la maglietta Basta Euro e poi sotto c'erano disegnato 5. E quello sai, per la cosa del Piemonte che si devono stoppare le auto Euro 5, no? Ah, ok. È vero, E quello mi aveva fatto ridere, quello sì. ma secondo me il fatto è, cioè, No, beh, quello dove c'era il quarto stato con la slime. Guarda, ce n'era uno, questo qui non era un meme, però questo mi aveva fatto ridere. Sai che a un certo punto la Schlein aveva detto che lei va dall'armocromista, no? E allora si vedeva lei che tutta messa così, che aveva un cappotto verde, no? E a fianco si vedeva il tenente Colombo che aveva lo stesso cappotto. Secondo me, cioè, è difficile che i meme non facciano ridere in generale perché a un certo punto usano strategie comiche Per anche per mutuate da nicchie. qualunque Sì. ambito, cioè, per cui presto o tardi uno che fa ridere lo trovi ci A me vuole. capita che quelli che mi piacciono di più, quelli che faccio io, dico, oh, ho fatto un bel meme, non si calcola nessuno, invece, meme così invece vanno, diventano virali, eccetera. C'è anche questo, per cui. Poi va detto che molti meme, cioè i meme non puntano solo a far ridere, cioè per esempio quelli con Trust the Plan, Bischero, con Matteo Renzi, non è che faccia tanto ridere, a un certo punto era diventato più che altro un segno di riconoscimento all'interno di certi giri social. Ma invece esistono i video meme, cioè meme Sì, o sì. hanno la stessa potenza o sono Sì. cioè ci sono delle pagine che fanno più video, solo video, a me è capitato di fare alcuni video, è spesso più tecnicamente più complicato e quindi è un po' più lento anche a volte produrli per stare sul pezzo, però quella è anche forse una questione generazionale. Io sono Io ho fatto i vecchio tra quelli Maneschlein, lo che sto vedendo alcuni fanno miei i vecchi meme, i Maneschlein avevo fatto con la Schlein. Non so se c'erano domande. Volevo chiedere, fino a che punto proprio scientificamente, diciamo, nella comunicazione politica, fino a che punto vengono studiati? Fino a che punto invece sono cose, diciamo, per mettere il tutto sull'ironico, perché quello che ho fatto vedere prima era Meloni, se posso tornare indietro, che semmai quello che c'erano i due bambini di Shining, se sì, quello Ah, prima. sì, quello prima ancora, Quello prima. questa qui, sì. Sì. Quello secondo me il messaggio che era arrivato dal discorso era troppo violento, troppo arrabbiato, e allora c'è stata una correzione perché il meme. Mi sono reso conto stamattina ascoltandoti che è interessante anche perché può correggere un errore che il politico può fare, perché adesso la diretta ti scappa qualcosa, non so, tu forse ti Sì, ho capito scappa, che però io, intendi. che so, purtroppo ho 56 anni, mi ricordo che Occhetto gli diedero addosso in una maniera assurda per la famosa storia La della gioiosa macchina da della guerra. gioiosa E macchina. del completo marrone pure. Con il meme, che ne so, si sarebbe potuto correggere, una cosa tipo con l'elmetto, si vedeva Occhetto con l'elmetto, invece poi gli è stata data molta importanza, secondo me poi c'erano dei problemi politici, Sì, no? quello, Rispetto alla secondo me, famiglia. ecco, quello forse è un caso in cui può
possiamo quasi immaginare che cosa sarebbe successo oggi. Esatto. Cioè, sì, ci sarebbero stati meme da destra e da sinistra, diciamo, per prendere in giro più o meno bonariamente questa cosa. Io penso che Berlusconi avrebbe vinto lo stesso alla fine. Cioè, anche il punto è quello che volevo dire prima, è grazie per avermi offerto forse un ottimo esempio da ripetere. È proprio che in quella circostanza lì nessuno ha spostato un voto probabilmente con quella roba là, ma il gioco sull'immaginario che si viene a giocare in una situazione del genere tende a polarizzare ulteriormente. Cioè, nessuno pensa no, ha detto gioiosa macchina da guerra, non lo voterò. Credo nessuno ragioni davvero così, così come nessuno avrà pensato lo voto di sicuro. Però produci un'immagine che magari lo rende meno credibile all'elezione successiva, a cui Occhetto non arrivò, ma politicamente. Però è quel meccanismo là. Per quello che riguarda questi meme, il fatto è appunto che non li ha prodotti lei, li ha ripostati lei, ma arrivavano da altri, e non escludo, cioè questo per esempio è un meme di Pastorizia, Everdice, come sì. Che si chiama, Everdice, e ora Pastorizia Everdice di sicuro non è una pagina di sinistra, però non è neanche, credo, mai stata una pagina esplicitamente di supporter di Giorgia Meloni. E questo però finisce solo per confermare, cioè questo è Goku in versione Super Saiyan, Broly. Insomma, comunque bisogna essere rigorosi sui Super Saiyan. Purtroppo non sono come dire, non conosci bene la saga di Dragon Ball. Cos'è? Dragon Ball GT. No, sono, questi sono spin-off. Sono gli OAV esterni. Broly emerge, sta fuori dai manga, quindi sta solo sugli anime praticamente. A meno che poi hanno pure fatto un riadattamento manga, ma è fuori dalla storia principale. Adesso mi si spiega anche di più perché non riesco mai. Però al netto della mia inettitudine come conoscitore di Dragon Ball, però voglio dire, è abbastanza evidente che comunque abbiamo un personaggio potente nel pieno della sua furia, e diventa cioè non ha secondo me neanche il rischio di fare davvero errori, perché lei, come dire, è una politica consumata, e io dubito fortissimamente che lei fosse intimamente così presa da essersela presa tanto in Parlamento quel giorno. È andata là, ha fatto una scena, cioè sapeva benissimo che oggi io vado in Parlamento e urlo. Non potrei mai credere che si sia fatta prendere dalla foga del momento. Forse non sapeva o non immaginava che sarebbe diventata un meme, magari pensava che il discorso sarebbe rimasto solo come dire, molto, molto forte, ritrasmesso per questo, però è diventato quello che è diventato. Posso dire, mi ricorda molto anche la strategia comunicativa di Berlusconi, nel senso che a Berlusconi non interessava tanto che si parlasse bene di lui, l'importante è che si parlasse di lui, cioè che nel discorso pubblico, nella satira, si continuasse a martellare su di lui, e quindi che fosse lui al centro della scena, no? Quindi in un certo senso questi meme riciclati da parte di Meloni sostanzialmente adottano la stessa strategia, no? Sì, c'è gente che la prende in giro e lei in qualche modo si appropria. Quello che Berlusconi non faceva era riappropriarsi delle cose, nel senso che non credo abbia mai invitato Sabina Guzzanti a imitarlo, no, accanto. Però questa è una strategia classica dei social, che è l'umanizzazione. Si è resa più umana in questo modo lei, cioè se vedete io ho i miei difetti, ho cominciato a urlare, mi hanno preso in giro e sono anche autironica. Quello è una strategia social. C'era anche per l'azienda, per esempio, un altro posto. Secondo Berlusconi c'è stato il suo tentativo maldestro di mettersi su
TikTok. TikTok. TikTok, così, che ci ha fatto sghignazzare tutti quanti, perché era veramente... Sì, era goffo, abbastanza... Era goffo, ma poi era giunto. A me, no, a me non è dispiaciuto Berlusconi con quei due o tre video su TikTok, devo secondo essere me, sincero. Cioè, c'è meglio di Renzi, sì, cioè, sì, sì, secondo me il fatto è, cioè, visto lui si è, secondo me si targetizzò come vecchio zio buono. Ormai è proprio nonno. Era laser quello lì, cioè, non è chiaro che se eri fuori quel target ti faceva fietare, sì. Ma se eri quel target ti colpiva, cioè, non so quanti giovani sia stato, secondo me non so quanti di loro siano stati colpiti dalla presenza di... Mia opinione è che tutti i politici italiani che sono andati su TikTok non lo hanno fatto per strategia diretta, ma per meta strategia, cioè sono entrati su TikTok non per restare su TikTok, cosa che non hanno fatto nessuno di loro, sono morti gli account dei politici italiani che ci sono entrati tutti in 2 settimane lo hanno fatto perché entrare su TikTok significava finire sui giornali, significava finire in televisione e tornare sui vecchi canali, ai loro vecchi target, che sono quelli che possono ancora votarli, perché da TikTok io non riesco a credere che Berlusconi abbia preso più di 5 voti se gli è andata bene. Di sicuro se ne è parlato tanto, sì, su canali che sono invece quelli più tradizionalmente suoi, ma non solo suoi, anche di appunto Calenda, Renzi. I brand si costruiscono con le PR, quindi quello è stato un modo per fare PR. Se posso collegarmi proprio a queste cose che hai appena detto, il pubblico, diciamo gli elettori, se facciamo un po' un quadro statistico, una descrizione dell'elettore tipico meloniano, comunque del centrodestra, Forza Italia, Meloni, facciamo perdere la Lega che è un altro caso, è comunque un elettore che non è familiare con i meme, con i social, perché sono abbastanza vecchiotti come rispetto ad altri, o sbaglio, cioè nel senso che comunque sì, mi sembra che questa strategia dei meme possa giocare semmai a un partito che vuole conquistare un elettorato più giovanile, non tanto i tra sessantenni, no, i 65 anni, che mi mandano un meme, ecco, cioè, ecco, solo che lo mandavo WhatsApp, solo che lo mandavo WhatsApp, mi stavo chiedendo, cioè è riferito questi meme, diciamo, bucano il video, per usare un termine ormai che non stiamo parlando di video, quindi non c'entra niente. Più nella fascia giovanile o nella fascia senior, come diciamo. Meme diversi funzionano per target diversi, cioè i meme che il signore riceve, presumo su WhatsApp, io stavo provando a indovinare, ecco, cioè su WhatsApp circolano delle cose, però lui li trova su Facebook, lui magari li trova su Facebook, esistono persino altre micro piattaforme su cui girano altre cose, tipo veramente faccia libro è una cosa su cui le persone postano ci sono appunto delle bolle, delle nicchie che non sono comunicanti e che continuano a produrre dei gruppi Facebook a volte pilotati da staff non proprio, diciamo, non da Luca Morisi quando c'era Luca Morisi, ma da, che ne so, il responsabile della Lega di Pontedera che si apre il gruppo Facebook, oppure che si compra il gruppo Facebook e inizia progressivamente a farlo virare verso le sue posizioni producendo meme. Queste cose succedono, sono successe, le ha fatte anche il PD e le facevano i 5 Stelle al momento apicale della loro come dire, capacità di raccogliere consenso e secondo me alla fine cioè ci sono meme per tutti proprio perché i meme sono una cosa molto vaga e quindi sono un modo di fare le cose su internet che ormai non, cioè prima, fino a qualche anno fa, credo, leggere, fino a 10 anni fa, leggere questa immagine qui che a noi sembra ovvia,
non era ovvio, non era proprio scontato che se tu hai una didascalia sopra e poi l'immagine sotto esplicita quello che c'è scritto sopra, poi No, qui vabbè, infatti. magari è proprio la versione più base possibile di un meme, perché ti dico quando sei Giorgia Meloni e fai un intervento in Parlamento, magari mancano dei due punti, però qualcuno avrebbe potuto pensare che sia la cosa che sta dicendo lui, cioè ti ci vuole un minimo di grammatica per entrare nei meme. Fino a 10-15 anni fa non ci avevamo. I meme testo di sopra, testo di sotto. Non era chiarissimo da subito come andassero letti o come andassero fatti, per cui ne giravano di poi ridicolizzati perché erano fatti male, che magari ripetevano le parole sopra e sotto. Io i primi che mi ricordo di aver visto nella mia vita erano le parodie delle immagini motivazionali, tipo Sì, i demotivation di la motivation, cultura d'ufficio, non sì. so, poi sicuramente ce ne sono. Andare a ritroso si trovano anche antecedenti, magari smateriali, cioè non virtuali, No, però. ce n'erano anche prima, però è vero che i demotivational sono stati tra i primi, quelli con la cornice nera, non so se ricordate, però sono stati tra i primi e oltretutto erano nati, o almeno poi sono diventati una cosa poi di merchandising vero e proprio. Me l'ero andati a ristudiare perché avevo fatto una presentazione proprio su meme motivazionali, meme motivazionali e uso politico delle espressioni motivazionali proprio a maggio, quindi è effettivamente davvero una delle prime linee. Allora, io ci avrei un'ultima domanda, poi se ce ne stanno altre magari passo la mia. No. Sì, cioè semplice per modo di dire, perché poi chiudiamo un Qual po' è il dando senso anche poi pratico? il... anche perché abbiamo fatto, diciamo, quanto ti fa paura l'uso manipolatorio per la comunicazione politica che si farà a breve con i progressi dell'intelligenza artificiale? Questa è una domanda un po' Allora, pesante per finire, lo so, però comunque introduce anche quello di cui andremo a parlare in futuro sicuramente. secondo me il potenziale è forte, nel senso che sarà possibile anche, non so, avere dei video in deepfake di un politico che dice Delle cose delle cose terrificanti. terrificanti o che ti fanno ben sperare, cioè il deepfake di Putin che dice la guerra è finita, tornate Ah, tutti a quello non me casa, l'ero perso quello. secondo me, diciamo, c'è un rischio di disruption forte della comunicazione, ma io credo che che l'effetto alla fine non cambi, cioè si gioca con queste cose sull'immagine che un politico ha già e che di solito non è stata costruita a colpi di fake. E nel momento in cui giochi su quell'immagine, giochi sempre per bias di conferma. Cioè, come nel caso di Occhetto, no? Non sposti un voto, ma finisci solo anche perché a un certo punto finiscono sempre per essere debunkate queste cose, per essere smascherate come false. Secondo me alla fine finisci solo per convincere chi dice è una brava persona, che quel politico è una brava persona anche se ha detto una cosa terribile, oppure ti convince del fatto che quella cosa terribile non sia poi così terribile, ma evidentemente eri già Già hai incline a poterlo convenzione. pensare se poi arrivi a pensarlo. Cioè, se facessero, che ne so, Elly Schlein che dice sgomberiamo tutti i campi rom d'Italia, secondo me non attiri da destra un No, voto appunto, perché continui ovviamente. a votare chi l'ha sempre detto e Certo. non chi inizia a dirlo quel giorno, e lei non perde un voto, non perde quasi un voto, ma rischia, perché comunque, diciamo, presto o tardi viene fuori che era Certo. falso, e
e però rischi piuttosto di far penetrare, per esempio, tra l'elettorato della Schlein, l'idea che, ma sai che quando credevo che era vero, mi sono pure detto, ma sì, tutto sommato, anzi, cioè mi ha finalmente autorizzato a pensare questa cosa. Magari a destra succede la stessa cosa al rovescio, cioè con Salvini che dica dobbiamo alzare tutti i salari, magari l'elettore di Salvini si dice finalmente, ah, ma vedi che non sono, che ne so, l'operaio che vota Salvini si dice finalmente, ma vedi che non sono un'anomalia che vota per un partito con legami stretti con Confindustria. E però alla fine, secondo me, quello che dico è, funziona tutto per bias di conferma nella maggior parte dei casi, quindi non sposterà davvero granché. Okay, ci saranno casi singoli, secondo me, molto gravi, cioè il politico locale che viene accusato della cosa X e gli sparano, cioè magari non in Italia, in posti dove anche il clima politico magari è molto più caldo, ecco, cioè dove basta poco che circolino delle notizie false, tipo Pizzagate, negli Stati Uniti si diffonde la notizia che nella tua pizzeria c'è un giro di commercio di bambini a beneficio di politici pedofili, che era la fake news intorno a questa cosa, se non la ricostruisco troppo male, e ti vengono a dar fuoco alla pizzeria. Ora, ovviamente, con l'intelligenza artificiale è molto più facile costruire prove credibili, plausibili per quel tipo di roba là. Ma scusa, ma queste sono immagini che sono state fatte... Adesso l'ho messo lì di mia sponte. È un meme sull'AI, sui deepfake, fatto con AI generativa. Non so se conosci... Cluster Duck. Sì, no. Sì. E questo è fatto con un workshop tipo, una situazione tipo così, in cui si mettono insieme... Sì, avevano, se non sbaglio, fatto una produzione di immagini e di ideologie, cioè dovevano produrre dei nomi di ideologie, tipo il concettivismo allucinatorio, attivismo performativo come identità di classe, open source pirate journalism. Hai per consumer user social hierarchy, questo è bello. Cioè, allucinatori concettivismo. L'avevano fatto a Borca di Cadore, come si chiama? A Berlino. Okay. Pensavo al simposio sul montaggio. No, questo è troppo strato. Non per me. Cioè, sì, sì, no. Ci devi essere abbastanza. Scusate, un secondo. Un secondo che abbiamo una domanda. Entrando l'argomento IA e utilizzo dell'IA anche per fare immagini genetiche, io immagino strumento di micro-targeting e l'IA non solo dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista dell'analisi per produrre campagne di micro-targeting con immagini generate ad hoc. Cioè, perché io immagino che non sia così, non è che perché no? Si fa il meme, questi hanno i miliardi, e quindi io e questa è la cosa che mi preoccupa di più, cioè utilizzo l'IA per fare un micro-target, perché ai tempi di Cambridge Analytica gli spicciavano a casa quello che hanno adesso, diciamo, e in più anche il micro-targeting non riuscivano a fare, cioè perché era un micro-targeting più testuale. Adesso invece mi immagino che riescono addirittura a produrre dei meme personalizzati che ti arrivano e ti spostano un pochino e lavorano in modo di usare in base di dissonanze cognitive, o cioè proprio quasi subliminale, tu vedi una cosa che in realtà è conforme ma ti sposta quel pezzettino che loro sanno che ti devono spostare. Ti torna questo tipo di... Secondo me è possibile, secondo me eccezionale, nel senso di sono casi particolari quelli in cui c'è così tanto impegno dietro, nel senso che secondo me pure Cambridge Analytica si è venduta da sola, cioè nel momento in cui è scoppiato lo scandalo tipo ma questi ci stanno manipolando, Cambridge Analytica ha detto ma sai che c'è, meglio che lo pensino, e hanno iniziato a dire in giro noi siamo in grado di micro targettizzare, di fare cose, tanto in grado davvero, però adesso cioè, mi immagino il collaborative filtering applicato ai dati che hanno, che raccolgono tra l'altro anche con l'intelligenza artificiale generativa, perché oltretutto tutti i vari ChatGPT eccetera raccolgono un sacco di dati, quindi, e sono dati molto più
interessanti secondo me di quelli che a volte riescono a estrarre da una semplice navigazione. Allora, io vedo Simone che è nel settore che scuote la testa e quindi lo inviterei a intervenire anche su questo. Lui, tra l'altro, è relatore, anche lui non è solo tecnico. No, non si sa parlare nella prossima. Secondo me, diciamo, la questione è che ci vuole anche del tempo per fare queste cose. Le campagne elettorali si giocano su dei tempi forse ristretti per fare un lavoro così di fino. Si preparano prima queste cose, cioè, nel senso, non è che mi immagino che nessuno c'ha $1 miliardo da spendere in una campagna elettorale, li comincia a spendere anche un po' prima. Pure questo è vero. Insomma, c'hanno anche dei verificatori di pace, cioè, sono, è una multinazionale che si applica a questa per noi. Non sono 4 volontari. Certo, no, è chiaro. È possibile, onestamente, io non lo escluderei e terrei gli occhi aperti, diciamo, anche perché quello che, appunto, io non mi occupo direttamente di comunicazione politica, quindi non sono neanche a conoscenza magari delle cose più all'avanguardia del settore. Non escludo che qualcuno quantomeno ci possa provare. E anche lì, secondo me, comunque si tratterà di scremare che cosa dicono di sé, da che cosa hanno fatto davvero. A me continuano a uscire su Facebook le sponsorizzate di Azione di Pinerolo, preparate, credo, da una persona con una alfabetizzazione digitale molto molto bassa, e su cui hanno speso inutilmente dei soldi perché continuava a mostrarmele Facebook dopo mesi che non c'era alcuna elezione più, non sarebbe stato possibile neanche votare apposta per fargli pagare dei soldi. Va bene, io penso che Itemis Est ci possiamo, insomma, io... solo una nota conclusiva. Un applauso al meme maglietta. Ho messo la maglietta. Anche al moderatore presentare il meme, ho messo una maglietta, insomma, memorabile. Io ho avuto troppo freddo per mostrare il meme, infatti. La papera. Ok. Però... grazie a tutti, allora. Grazie.